Notizie flash. Giuseppe Mischi e Giuseppe Del Curato vi augurano la più cordiale buonasera. È stata approvata dal governo italiano una nuova tassa a partire infatti dal dicembre 90. Pensate un po', le famiglie che avranno più di una sedia pro capite pagheranno un'imposta di 30.000 lire a sedia. Sono comprese comunque in questa tassa tutte le sedie pieghevoli, tutte le poltrone, gli sgabelli, i divani e tutto quanto su cui ci si possa sedere. Inizialmente comunque la legge era stata proposta dal solito ministro delle entrate speciali, onorevole Franchino Craxi. Noi di Streamers TV, che siamo sempre all'avanguardia, abbiamo in esclusiva un'intervista. Vediamo. Anche sotto la pioggia, per il dovere di cronaca che sentiamo, abbiamo seguito l'intervistato, l'onorevole Franchino Craxi, ministro delle entrate speciali, il quale è stato ideatore della legge diventata pochi giorni fa esecutiva, ovvero la tassa sulle sedie. Ecco, come mai ha pensato di proporre una tassa simile? Perché, le spiego subito, quando venivano i miei amici a casa, io non avevo la possibilità di farli sedere e mi davano del povero. E adesso li ho sistemati io, a modo mio. Non ci sono quindi altri motivi? E perché ce ne dovrebbero essere? Ma sa com'è? Ho sentito, ma la gente sa com'è, dai, mette in giro queste voci malfamiglieri. Ho sentito che appunto lei è ricaricato in una certa storia in cui una certa ditta di mobili non aveva pagato una certa tangente e lei la voleva punire in un certo modo, appunto non facendole più vendere sedie e facendola fallire. Ma queste sono solo voci che corrono. Io non so che cos'è una tangente. Immagino, sa com'è la gente, mette in giro queste voci. Comunque, ci faccia un commento, va, su questa legge tanto criticata, lei che ne è l'ideatore. Certo, certo. Ascoltiamo. Io voglio solo dire una cosa. Questa legge l'ho proposta al Parlamento, che di seguito l'ha approvata, perché secondo me gli italiani devono soffrire. E con questa notizia concludiamo la edizione di TG Streamers. Arrivederci a domani sera. Arrivederci.